Buonasera al nostro pubblico di Onda TV, e torniamo ai nostri giovedì settimanali con Onda Strike, intrattenimento, non solo ovviamente calcio e sport. Quindi saluto il nostro opinionista studio Claudio Pacella. Buonasera Claudio, bentrovato. Buonasera Andrea, buonasera agli amici del giovedì. Con un sorriso a 16 o 18 denti, cioè non un po' a 32. metà, non a 32, perché? Perché siamo nel day after di questo ritorno in campo sulla scena europea dell'Inter con una grande squadra. Quindi, come hai visto i nerazzurri, e soprattutto Claudio, se ti aspettavi poi alla fine questo risultato, visto l'andamento della gara? Ma intanto c'è da dire che quando sull'urna del sorteggio per gli ottavi uscì del Liverpool, tutti abbiamo pensato a proprio loro, perché è una delle squadre effettivamente, come dicevi Andrea, favorite per la finale, se non addirittura per la vittoria della Champions. Poi c'è la gara, c'è il campo, quello che abbiamo visto ieri sera, immeritata la sconfitta dell'Inter, Andrea. Ci sono stati degli episodi, gli ultimi 15 minuti in calcio d'angolo in autogol, ma l'Inter meritava almeno perlomeno lo 0-0, la possibilità di giocarsi poi al ritorno i quarti di finale. Diciamo che chiaramente la differenza a quel punto l'hanno fatto i cambi del Liverpool che sono stati effettivamente Firmino che poi ha segnato, superiori a quelli dell'Inter perché l'assenza anche importantissima di Barella, non lo dimentichiamo perché negli ultimi 30 metri lo strappo che dà il giocatore dell'Inter ieri sera sarebbe stato fondamentale. Secondo tempo l'Inter è riuscita, questo sì, a sorpresa, a richiudere il Liverpool per 20-25 minuti. Andrea, ecco perché diciamo che il risultato immeritato lo 0-2. Però ecco, quando siamo di fronte a queste squadre, poi c'è da dire che la grande squadra con due o tre occasioni non ti perdona, cosa che invece l'Inter non riesce proprio, sviluppa il gioco, sì, gioca bene, ma non riesce a segnare. Ecco, questo è forse l'unico handicap dell'Inter. Eh sì, insomma, questa criticità che si è vista non è finita, ovviamente la palla è tonda, si dice nel gergo, quindi vedremo il ritorno, Beh, insomma. oltre il miracolo stiamo. Oltre, vediamo invece che cosa è accaduto prima di addentrarci nelle Sì. schermate di questa settimana. Vediamo la giornata che ci siamo lasciata alle spalle, Claudio, la Diciamo, sesta. Ecco, che cosa ci ha lasciato, quali sorprese, quali conferme. c'erano i due scontri molto molto importanti al vertice per quanto Sì. riguarda a Napoli, Napoli-Inter, bella gara, primo tempo del Napoli, secondo dell'Inter, direi risultato più che giusto. Saranno protagoniste le due squadre fino alla fine del campionato, l'abbiamo detto, insieme al Milan. Altro scontro diretto per la Champions, per il quarto posto. Forse anche qualcosa in più per questa Juve che a Bergamo ha pareggiato negli ultimi minuti, ma con tante tante polemiche. Io rivedendo e rivedendo effettivamente come tutti gli episodi, devo dire che diciamo per quanto riguarda l'uscita sconsiderata del portiere fuori l'area sul giocatore dell'Atalanta, come ricorderai, con il vantaggio dell'arbitro su Muriel, credo che l'unico errore sia stato non ammonire il portiere, perché c'erano i due difensori della Juve oltre il portiere, non era quella situazione chiara Beh, sì. per identificare, diciamo, da gol. E poi sul presunto Mani di De Ligt, il difensore della Juve, che più volte credo sia quasi un appassionato di pallavolo, vista e rivista con calma, devo dire che anche lì forse sì, l'unica cosa è andare al VAR, ci doveva stare, ecco, la chiamata del VAR, magari anche per calmare gli animi dei difensori dell'Atalanta. Io credo che a questo punto l'unica cosa è che queste polemiche succedono, Andrea, per la disparità di trattamento, per episodi simili. Campo su campo non viene fatta la stessa scelta. Ecco, questo è l'unico rammarico Si che può ricorrere lascia. al VAR laddove Bravo, ci sono, c'è la esatto. possibilità, l'abbiamo contestato in altre volte, Ma a me, no? ma Però su sì. alcuni episodi evidenti Ma anche si perché sono può. scontri che a questo punto del campionato portano, insomma, dei risultati Beh, importanti, l'abbiamo detto, sì. sia per Atalanta-Juve. Non sono gare innocue, per cui a Bravo, quel bravo, punto bravo. è All'inizio del stato campionato un. magari si lascia perdere, ma a questo No, punto no, no. no, no, è stato un Muriel troppo alto da scavalcare, Bravo, potremmo dire. bravo Quindi. Andrea. Allora, a questo punto Sì. vediamo quello che succederà invece nel weekend, Claudio, con le schermate di questa settimana, la prima come al solito improntata tutta sulla Serie A. Assolutamente sì, siamo alla settima di ritorno, si giocherà, le gare verranno giocate venerdì, sabato, domenica e lunedì, sembra quasi una soppopera, Sì. oltre che spezzatino. Questa sera con noi giocherà per la seconda volta Christian. Inizia Juve Torino 1, derby della Mole,
Sono ormai 7 anni che il Torino non fa su il derby e sia la classifica che la rosa, diciamo, tutto parla a favore della Juve, insomma, c'è una rosa molto nettamente al Torino. Io comunque direi una chance al Torino, le ha dato 1x. Continua la schermata a Sampdoria Empoli, gol. Se per l'Empoli questo campionato si può ritenere abbastanza tranquillo, a 31 punti, non è così per la Sampdoria, è a 2 punti dalla terz'ultima, 23. Io qui dico over. Roma-Verona, Cristian dice 1. Secondo me è una gara aperta ad ogni risultato. C'è stato un sonoro 4-0 sull'Udinese del Verona e un bel 2-2 all'ultimo minuto per la Roma a Reggio Emilia con il Sassuolo. Io insisto qui con l'over. Continua Cristian, Salernitana-Milan 2. È un classico testa coda. Sembrerebbe scontato il risultato, la Salernitana ultima a 13 punti e magari lo è. Ma questa nuova Salernitana, come abbiamo detto, nel mercato ha cambiato quasi totalmente la squadra, ha cambiato anche l'allenatore, in questa settimana è Nicola, e lotterà sicuramente con il Milan. Però io, per non dire proprio, diciamo come Cristian, favorito il Milan, dico gol. Fiorentina-Atalanta, è qui che Cristian dice gol. Questa è un'altra gara aperta ad ogni risultato, e ci sono sicuramente stati d'animo diversi tra le due squadre. Arrabbiata è l'Atalanta, come abbiamo detto, dopo il pari con la Juve, e una vittoria molto importante all'ultimo minuto con lo Spezia per la Fiorentina 2-1. X2. Venezia-Genova, è qui che Christian mette X2. È uno scontro diretto per la salvezza, vero e proprio. Per il Genova ormai con una sola vittoria, pensa Andrea, non vince dal 12 settembre, sono 5 mesi. Il rischio di retrocessione a questo punto è alto, è solo a 15 punti. Per il Venezia vincere nei confronti del Genova lo metterebbe a 9 punti, sarebbe quasi fondamentale questa vittoria. Comunque io dico X2. Continua Cristian, Inter Sassuolo 1. E qui la stanchezza sia fisica che mentale deve essere assolutamente accantonata per quanto riguarda l'Inter. È importante una reazione dopo la batosta, come abbiamo detto, con il Liverpool, ma con il Sassuolo sappiamo quanto sia complicato. Tant'è vero che ha vinto già con il Milan nella Juve in passato. Io dico gol. Udinese-Lazio, Cristian dice gol. Brutta sconfitta 4-0, come dicevamo poc'anzi, a Verona per l'Udinese, che adesso deve guardare comunque anche la classifica. È a 24 punti, ha solo 3 punti dalla terz'ultima, che è il Cagliari. E per la Lazio un buon periodo, 10 punti in 4 gare, 3 vittorie e un pareggio. Anche io come Cristian dico gol. Cagliari-Napoli ci dice X2. Un pareggio per le due squadre, 1-1 la settimana scorsa, sia per il Cagliari che è in zona salvezza a 21, che per il Napoli per quanto riguarda il campionato a 53 punti. Certo. Molto delicata questa gara. Io dico under 3,5, cioè da 0 a 4 gol. Chiude la schermata Cristian, Bologna-Spezia 1. È proprio il caso di dire che la sosta, il Bologna l'ha proprio rispettata in pieno, si è fermata e non vince più dal 22 dicembre. E con lo Spezia di Mister Motta non sarà sicuramente semplice. Io chiudo con gol. Allora, vediamo la schermata più insidiosa che è quella dei risultati esatti, quindi la terna di questa settimana. Assolutamente sì. Fiorentina-Atalanta ci dicono 1-2, Inter-Sassuolo 2-2, un bel pareggio, vedono? E Udinese-Lazio anche qui un pareggio 1-1. Io dico per l'Atalanta sicuramente un riscatto ci sarà, si sta giocando come abbiamo detto il quarto posto con la Juve, 1-3. Inter di misura su Sassuolo, difficile questa gara, 2-1. È un bel pareggio anch'io a Udine per la Lazio, ma 2-2. Quindi qualche suggerimento è stato Sì, dato in tal senso e sì, sì, chiudiamo sì, con sì. la schermata dei marcatori. Assolutamente sì. Vlahovic, Sensi, Caprari, Muriel, Scamacca e Zaccagni. Ne sono tanti. Sì. Io ho un punto interrogativo solo a Zaccagni e Sensi, per il resto do l'ok. Allora, rientriamo in studio Claudio perché mi viene in Sì. mente adesso che abbiamo parlato all'inizio di Champions, ma non è Sì, finita qua perché c'è la Juve, no? La assolutamente, prossima settimana. Insomma, assolutamente. quante chance può avere una squadra che non ha brillato finora? Beh, diciamo, intanto si giocherà martedì 22 come gli amici sapranno, in Spagna, Villarreal-Juve. Io dico, se c'è un rimpianto per il sorteggio per quanto riguarda l'Inter, ricorderai, è stato rifatto Certo. che c'era l'Ajax e noi Liverpool, figuriamoci per la Juve, perché aveva lo Sporting, che ha preso 5 gol dal Manchester City. Però il Villarreal, voglio dire, è settimo nella Liga, è sicuramente inferiore alla Juve. E, diciamo, le speranze per la Juve sono tante per arrivare ai quarti. Per quanto riguarda il Villarreal, ecco, ha un buonissimo allenatore, Emery, che addirittura ha vinto 4 volte l'Europa League, insomma, conosciuto anche da noi, qui in Italia. Ha eliminato nel girone l'Atalanta. Dunque, voglio dire, anche una squadra rognosa. 2-3 vinse. Sull'italiana, sì. Sì, vinse a Bergamo 3-2.
Però per quanto riguarda la Juve, Andrea, voglio dire, con questa almeno Juve, forse la Juve di qualche mese fa non ce l'avrebbe fatta, Con ma questo nuovo scatto, è nuovo. assolutamente con Vlahovic che gli garantisce quei gol che mancavano. Zaccaria a centrocampo sembra un giocatore giusto per il centrocampo della Juve. Insomma, io credo che sia favorita nei due incontri. Certo, la prima, martedì in Spagna, deve cercare almeno di segnare la Juve, anche se, ripetiamo, non valgono più. Come sanno gli amici, non valgono più doppi gol in Europa. Cioè, ti giochi la partita, che sia 1-1, 0-0, sia l'andata che il ritorno. Però io credo che in questo incontro la Juve sia ancora favorita, assolutamente. Vedremo il test come andrà sul campo per questa sera. Grazie Claudio Grazie Andrea, Pacella, grazie agli grazie amici. agli amici del giovedì, che ritroveremo la prossima settimana su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti.